Ciao a tutti allenatori, sono sempre io, il vostro amico Federic, e benvenuti in un nuovo episodio extra della mia guida speciale a Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Oggi sono qui per svelarvi due metodi per ottenere i Pokémon Shiny in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. Ma prima di fare questo, vi ricordo di lasciare un bel pollice in su se questa guida vi sarà d'aiuto e soprattutto commentate qui sotto scrivendomi quali Pokémon Shiny avete già in Pokémon Spada e Pokémon Scudo. E soprattutto iscrivetevi al canale per non perdervi tutte le future guide. Detto questo, vi ricordo anche di Federic Store, lo store online dove fare i vostri regali di Natale. Link in descrizione e anche nelle schede. Sono tornati tantissimi articoli Pokémon veramente bellissimi. Detto questo, Joy-Con alla mano e andiamo subito a parlare di questi Shiny. Molti di voi si staranno chiedendo che cos'è lo Shiny Hunting. Sin dalla loro introduzione in Pokémon Oro e Pokémon Argento, su Game Boy Color, gli Shiny sono diventati una delle principali ossessioni di molti Pokéfan in giro per tutto il mondo. Per chi non lo sapesse, gli Shiny sono Pokémon che presentano colorazioni differenti. Ma come trovarli? Federic è qui per spiegarvelo. Tra parentesi, in questo gioco hanno anche introdotto gli Ultra Shiny, una tipologia di Shiny mai vista prima d'ora, e sono ancora più difficili da trovare. Infatti, la loro probabilità di uscita è 1 su 16 Shiny. Questo vuol dire che dovrete trovare 16 Pokémon Shiny della stessa specie per averne uno Ultra Shiny. Ma come si percepisce se è Ultra Shiny o no? Dall'animazione. Infatti ha un'animazione totalmente differente. Invece di avere le stelline, avrà dei quadratini. Ora che vi ho fatto un po' un'analisi completa degli Shiny, vi devo dire anche cosa avete bisogno per fare Shiny Hunting, perché ci sono alcuni trucchetti che vi permetteranno di trovarli più facilmente. Uno di questi è proprio il Chrome Amuleto. Ora dirigetevi a Chichester. In questa guida farò tutto con voi, quindi qualsiasi cosa vi spiegherò ve l'andrò a mostrare. Una volta a Chichester dovrete recarvi all'Hotel Ionia e una volta all'Hotel Ionia dovrete parlare con il Game Director di Game Freak. In questo caso ci sarà l'NPC che vi fornirà il Chrome Amuleto, ma ovviamente non è così facile. Per ottenere il Chrome Amuleto dovrete aver completato il Pokédex. Questo aumenterà di moltissimo, pensate del 300%, la possibilità di trovare Pokémon Shiny, e capite che è indispensabile per fare Shiny Hunting. Questo è il Game Director, parlate con lui una volta che avrete completato il Pokédex. Detto questo, andiamo a fare Shiny Hunting. Mettiamo caso che noi vogliamo fortemente un Rookie di Shiny, il Pokémon uccellino di 8ª generazione. Andiamo sul percorso in questione e proviamo a trovarlo Shiny. Voliamo sul percorso 2 con il volo taxi e andiamo a cercare questo Rookie D. Ed eccoci qua sul percorso 2 e come potete vedere è pieno di Rookie D. Ora, a differenza di Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee, non li vedete Shiny nell'open world, ma per capire se Shiny dovrete interagire con il Pokémon. Questa purtroppo era una funzione esclusiva di Let's Go Pikachu e Eevee. Oggi vi andrò a spiegare ben due metodi, il metodo Catene e il metodo Masuda. Quest'ultimo lo preferisco, ma partiamo con il metodo Catene, perché a differenza degli altri giochi non dovrete catturare in successione un determinato tipo di Pokémon, ma bensì dovrete sconfiggerli tutti. Il gioco terrà conto di quanti Pokémon voi avrete sconfitto in questo modo. Ma facciamo subito un esempio. Mettete caso che io voglio Rookie D Shiny. Andiamo a sconfiggere 500 esemplari di Rookie D per avere le possibilità di trovare uno Shiny, ovviamente aumentate. Ora capite che io per forza di cose non potrò in questo video sconfiggere 500 Rookie D, ma posso mostrarvi dove vedere il conteggio. Vi basterà andare esattamente nel Pokédex. In particolare andiamo ad esaminare Rookie D. Abbiamo affrontato 6 Rookie D, vedete? Tiene esattamente il conto di tutti quelli che avrete sconfitto in questo modo. Quella che vedete qui è una tabella con scritte tutte le probabilità di trovare uno Shiny. Ecco, leggiamo le ultime righe. Sconfiggendo 500 Pokémon della stessa specie, potremmo trovare un Pokémon Shiny ogni 682 incontri. Questo vuol dire che per trovare uno Shiny dovrò sconfiggere 682 Rookie D. Ovviamente se sarete fortunati potrebbe essere anche di meno, ma la percentuale è quella e non si sbaglia. Con il Chrome Amuleto aumentate a 512 battaglie con Rookie D e capite che
Non è che abbiamo tutto il giorno e possiamo stare qui a sconfiggere 512 volte un Pokémon. Capite che è esagerato. Può sembrare strano, ma questo è uno dei metodi. Ora, mettetevi d'impegno, vi posso dare anche qualche altra indicazione, come per esempio se voi andate in opzioni potete mettere la velocità testo veloce e le animazioni no, in questo caso le battaglie saranno molto molto più veloci e potrete sconfiggerli molto di più. Detto questo, vi vado a spiegare il secondo metodo, quello che consiglio, ovvero il metodo Masuda, ma per questo metodo dovrete seguirmi molto attentamente perché ci sono alcuni passaggi molto importanti da fare. Intanto voglio dire che questo è un metodo che è stato introdotto già in Pokémon Diamante e Perla dallo stesso Masuda, il creatore, quello che l'ha programmato questo metodo, ok? Questo metodo consiste nell'andare a schiudere delle uova e fare Shiny Hunting tramite quest'ultime. Console alla mano, allenatori, adesso dovrete fare tutto quello che farò io in questo video, perché è molto importante. Recatevi al colle di Knelkerberg e andiamo a catturare un Ditto. Ditto è importantissimo per fare questo tipo di Shiny Hunting. Infatti il passo 1 prevede di andare ad affidare alla pensione Pokémon due Pokémon provenienti da due giochi con lingue differenti. Ora, non vi sto chiedendo di accoppiare per forza un Charmander maschio coreano con un Charmander maschio inglese. Sarebbe un po' assurdo, no? A voi vi basterà un solo Pokémon con la lingua diversa, ovvero Ditto. Perché Ditto si può accoppiare con qualsiasi Pokémon e così fare le uova che vi interessano. E voi direte, ma Federic, io come faccio a ottenere un Ditto di lingua differente? Cioè, è impossibile. Semplice, lo scambio il link. Adesso, prima di tutto, a noi serve un Ditto, quindi dobbiamo procurarci quest'ultimo. Quindi andiamo subito a catturare un Ditto e poi vi spiegherò come ottenere facilmente un Ditto di un'altra lingua. Ditto si troverà al lago Dragofuria. Quindi dobbiamo raggiungere il lago Dragofuria attraverso questo laghetto. Ed eccoci qua. Ditto spawnerà nell'open world, quindi dovreste riuscire a vederlo. E infatti, ecco qua, Ditto. Catturiamolo e poi scambiamolo il link con un codice che vi fornirò io tra pochissimo, che è un codice universale creato dagli utenti per scambiarsi Ditto in tutto il mondo. È molto figa questa cosa, eh? Ed eccoci qua. Una volta catturato Ditto, procedete con lo scambio il link. Lo facciamo insieme, ok? Innanzitutto lo aggiungiamo alla squadra, perfetto. Adesso ci mettiamo qua tranquilli, senza nessuno che ci disturbi. Andiamo in scambio in link. Dovremmo attivare la connessione a internet per forza, quindi in questo caso dovrete per forza di cose avere l'abbonamento a Nintendo Switch Online. Una volta fatto questo, accediamo allo scambio in link e impostiamo una password. La password per Ditto è 4448. In questo caso, al 99% dei casi dovreste trovare un altro Ditto. Tenete bene a mente che con questo codice voi potreste trovare un Ditto italiano, perché capite che anche gli italiani scambiano in continuazione Ditto con questo codice e quindi dovrete riprovare finché non vi arriverà un Ditto in lingua straniera. Fate ok, continuiamo e cerchiamo un giocatore. Bene ragazzi, abbiamo finalmente trovato qualcuno disposto a darci Ditto. Vediamo un po', io gli scambio questo. È giapponese, quindi speriamo bene. Vediamo un po'. Scambiamo, guarda l'info dell'altro Pokémon. Vediamo un po' se è giapponese, avete visto? Perfetto. Scambiamo. Se durante uno scambio la console si spegne o si verifica, ok, ci siamo, dai. In questo caso sarà un Ditto giapponese. E a noi va benissimo un Ditto giapponese, perché appunto è di lingua differente. Ora, mi raccomando, non accoppiate il vostro Ditto con un Charmander giapponese o non so, uno Scorbunny giapponese, perché ovviamente non avrà effetto. Ma se accoppiate Ditto con qualsiasi altro Pokémon di qualsiasi nazionalità che non sia giapponese, vi uscirà appunto lo Shiny Hunting che vi ho spiegato prima. Ed eccolo qua, finalmente ho trovato Ditto. Non mi interessa la sua e-card. Usciamo dallo scambio, io ringrazio tantissimo questo giapponese che non riesco a leggere il nome, e abbiamo ottenuto Ditto in lingua giapponese. E quindi ragazzi, ci siamo. Japan, c'è scritto in alto a destra, avete visto? A questo punto vi basterà semplicemente raggiungere la pensione Pokémon e far accoppiare i vostri Pokémon. Cosa posso fare per te? Affidiamo i nostri Pokémon.
possiamo affidare ben due. Quindi affidiamo il nostro ditto giapponese e affidiamo anche un altro Pokémon che vogliamo fare le uova. Adesso non so, possiamo tranquillamente affidare Obstagoon, così che esce un nuovo di Zigzagoon, ok? Per due Pokémon sono 1000. Facciamo sì. Ed ecco qua. Voilà. Easy. Mi prenderò cura di Ditto e Obstagoon. Torna a trovarmi. Avete visto, ragazzi? Con questo metodo abbiamo aumentato tantissimo la possibilità di trovare uno Shiny. Esattamente 1 su 512. Praticamente come le catene di prima. Solo che non dovete stare lì ad ammazzare ogni singolo Pokémon. In 5 minuti abbiamo praticamente fatto quello che normalmente fareste in 3-4 ore. Ok? Ora, voi mi direte, ma Federic, ma quanto ci metto a far schiudere le uova? Tantissimo! E allora vi do un metodo per dimezzare la schiusura delle uova. In questo caso vi basterà avere in squadra, esattamente in cima alla squadra, perché poi il resto immagino saranno tutte uova, un Pokémon con un'abilità molto particolare. L'abilità in questione ce l'ha Qualossal e dovrebbe essere proprio Corpo di Fuoco. Infatti con questa abilità sarà dimezzata la schiusura dell'uovo in questione. Quindi noi possiamo tranquillamente metterci lui per primo e poi avere tutte le uova. Una volta che avrete affidato ben due Pokémon alla pensione nelle Terre Selvagge, potete affidarne altri due anche a questa pensione qua, che si trova esattamente sul percorso 5. Infatti c'è un altro ostello. In questo caso io ho già affidato altri due Pokémon, mi basterà fare questo procedimento così, andare qua e tornare e vedrete che hanno già fatto l'uovo. Vedi? E salta un altro. E lo riceviamo. Questo è un altro piccolo trucchetto, eh. Adesso fate di nuovo così. Andate qua. Tornate indietro. E ne salterà fuori un altro. Ragazzi, è incredibile. Questi sfornano uova come se non ci fosse un domani, avete capito? Cioè, guardate con questo metodo quanto fate veloce. Voi non ne avete idea, veramente. Ancora, vai. Altro uovo e fatto. Quindi, mentre facevo il passaggio ostello ponte, guardate un po', si schiudono le uova, ragazzi, perché bastano pochissimi passi, veramente basta niente. Ovviamente io non ho il cromamuleto, quindi ci metterò un bel po' a trovare gli shiny, circa 600 e passa uova. Con il cromamuleto, ragazzi, è ancora meno, pensate che roba, incredibile. Adesso noi andiamo qua e prendiamo un altro uovo, vedete? Dovrete fare questo procedimento all'infinito. Vai, altro uovo aggiunto. E mentre torniamo indietro sicuramente se ne schiuderà un altro, guardate, eh. Facciamo così. Attenzione. Avete visto? O magari becchiamo lo shiny qua in live, eh. Potrebbe anche essere. Ma ragazzi, io credo di avervi detto tutto. Continuate con questo procedimento e vedrete che gli shiny li collezionerete tutti in pochissimo tempo. Io ragazzi vi invito a lasciare un bel like, un commento, iscrivervi al canale per non perdervi tutti i prossimi episodi della mia guida. Spero vivamente che vi sia stato d'aiuto. E nulla, ci vediamo al prossimo. Vi ricordo anche di Federic Store, link in descrizione. Apriamo quest'ultimo uovo e vediamo se è shiny o no. O ci salutiamo qua. Vi ho detto tutto ragazzi, veramente tutti i trucchetti per trovare gli shiny. Vediamo. No, normale. Ma sono sicuro che arriverà presto. Ciao allenatori e al prossimo video.